In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. E si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Siamo di fronte a uno di quei testi che probabilmente conosciamo a memoria e sarebbero tantissime le sottolineature che si possono fare. Mi accontento di farne due. La prima è su questa espressione: Maria rimase molto turbata. Non voglio fare una semplice apologia di un aspetto quasi emotivo della fede, per cui la fede ti deve sconvolgere, stravolgere, prendere le viscere. Però c'è una cosa importante, e la cosa importante è questa, che il Vangelo non può lasciarmi indifferente. Certo, è vero, non si tratta di avere un turbamento quotidiano, non è che tutti i giorni la fede mi turba, mi sconvolge, però la questione che ci viene è: ma sono arrivato a una tale posizione per cui il Vangelo alla fine non mi fa né caldo né freddo, oppure effettivamente c'è possibilità per un turbamento nella mia vita? C'è possibilità per un cambiamento, cioè quando il Vangelo entra non mi lascia indifferente. La seconda cosa interessante è questa domanda di Maria: ma com'è possibile? Non conosco uomo. Maria non si spiega come sia possibile generare un figlio, lei che è vergine. Maria sperimenta che Dio va oltre l'impossibile, come dice l'angelo: nulla è impossibile a Dio. E secondo me è un'esperienza chiave della fede, cioè l'esperienza che ho bisogno di una speranza e non è possibile che me la do da solo e mi rendo conto che è un dono di Dio. Ho bisogno di una sapienza che mi rendo conto che non riesco a darmi da solo, è proprio un dono di Dio. Ho bisogno di una consolazione che mi rendo conto che non può venire da nessun uomo, ma soltanto da Dio. Ecco, questa è l'esperienza grande della fede, è l'esperienza di Dio che va oltre l'impossibile, Dio che mi raggiunge al di là di ogni pensabilità, Dio per cui la misura è traboccante.